Stellina fatata, d'argento ammantata, che brilli nel ciel, fai in modo, fatina, che il sogno si avveri. C'è una stella su nel cielo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nostra nuova seconda puntata della rubrica dei signori on demand, la nostra rubrica cinematografica del nostro canale YouTube dei signori Buonasera, che riporta anche quest'anno, in questa nostra nuova edizione, alla scoperta di tutti i contenuti cinematografici e di serialità delle maggiori piattaforme Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus. E in questa puntata ragazzi parliamo di un film attesissimo da tantissimo e da tantissimi di Disney Plus, appena arrivato in occasione di Disney Plus Day, un bellissimo regalo per tutti i nuovi abbonati, ovvero il live action di Pinocchio. Signore e signori, vi presenterò l'ottava meraviglia del mondo. Il cielo è grande. Ciao babbo! Che mi venga un colpo! Un bambino quasi vero! E ora girati e fammi vedere come stai. Ti aspetterò qui, al tuo ritorno. Pinocchio se ne va a zonzo chissà dove, senza una coscienza. Capisci che potrebbe cacciarsi in qualche guaio? Di certo non lo vorrei sulla coscienza. Ogni persona vorrebbe essere importante. E io voglio diventare vero. E perché mai vorresti diventare vero quando puoi diventare famoso? Pinocchio doveva già essere a casa. Sarai più un semplice burattino, te lo garantisco. Pinocchio. Sii bravo. Coraggioso. E disinteressato. Tu sarai sempre il mio vero bambino. Una bugia può cambiare una persona, Pinocchio. Che mi capita, grillo parlante? Si direbbe un incantesimo. Beh, vado a naso, ovviamente. Eccoci quindi qui ragazzi a parlare di questo live action di Pinocchio, uno dei film Disney più attesi di sempre, uno dei live action, come dire, anche che più ci aspettavamo e di cui avevamo anche più grandi aspettative fin da quando è stato rilasciato il teaser trailer, il trailer appunto negli scorsi mesi, e abbiamo scoperto che il protagonista era Tom Hanks nei panni di Geppetto. Quindi ragazzi, cosa è questo live action di Pinocchio e com'è soprattutto? Allora, devo dire la verità che io questo live action della Disney l'ho molto apprezzato per tanti motivi. Innanzitutto per quanto riguarda il protagonista, Tom Hanks è un perfetto Geppetto, ha incarnato benissimo, devo dire la verità, la figura di Geppetto del cartone animato della Disney, non tanto per quanto riguarda il Geppetto di Collodi delle versioni nostre italiane che abbiamo avuto nel corso degli anni, quelle non si possono battere, però comunque la versione del cartone animato di Geppetto Tom Hanks l'ha restituita molto bene. Ho apprezzato davvero molto la sua qualità attoriale, Tom Hanks è bravissimo in qualsiasi ruolo che fa e in questo Geppetto è stato particolarmente apprezzato. Poi è un live action questo qui che, come dire, presenta tante varie chiavi uguali rispetto al cartone animato.
il cartone animato comunque è uno dei più vecchi appunto della Disney, ma anche uno dei più amati, se vogliamo, dai piccoli ai grandi, insomma, da tutti. La storia di Pinocchio è la storia di tutti noi, insomma, di tutti i bambini che cercano di crescere, che sono ribelli ai propri genitori. È un live action, questo qui, che si, come dire, si prefigge di essere molto, molto simile al cartone animato originale. Troviamo tante scene uguali, ricostruite veramente nel dettaglio, tanti, come dire, anche riferimenti alle battute originali del cartone animato, e troviamo tanti elementi identici. Le canzoni che cantano sono quelle lì, quelle, insomma, del Gatto e la Volpe, la canzone, come dire, di Pinocchio. Ecco, di verità mancava la canzone di Fai una fischiettina del grillo parlante, che quella me l'aspettavo, e sono rimasto un pochino deluso dal fatto che non l'hanno fatto. Però, per dire, comunque, l'ambientazione è ricostruita molto bene. Ma andiamo a parlare anche dei personaggi. Come ho già detto, Tom Hanks e Pai Geppetto, molto bello. Il grillo parlante, figura principale, narratrice di questo live action, fa la sua figura, insomma, è proprio il narratore originale del cartone animato, fa proprio da grillo parlante, da collante, come dire, se vogliamo, nel film. Ed è, per quanto riguarda proprio il livello grafico, è stato costruito molto bene. Il grillo parlante è fatto molto bene, sembra un vero grillo, insomma, è proprio ricostruito molto bene. Il suo personaggio mi è piaciuto perché sa essere, come dire, sa rompere la quarta parete, sa parlare, dialogare con lo spettatore, con noi, in maniera molto cordiale. Invece sa raccontare anche molto bene il film e sa fare comunque il suo lavoro di coscienza, quindi comunque l'ho apprezzato particolarmente, la figura del grillo parlante. Ho da ridire invece purtroppo per altri personaggi, purtroppo Lucignolo, per quanto riguarda il suo personaggio, che non so manco chi è l'attore, è stato degradato comunque una figura un po' di contorno, se vogliamo, mentre invece comunque poteva essere una versione interessante. Troviamo anche il, come dire, il mangiafuoco, un pochino non ne viene data importanza, anche per quanto riguarda invece Luke Evans nei panni del gestore del paese dei balocchi, da un attore che ha fatto comunque Gaston, un live action della Disney, mi aspettavo molto di più. Però, e poi dopo apriamo anche qui il capitolo, fatta madrina, fatta turchina, insomma, vabbè, la fata, insomma, del film, che è stata scelta un'attrice di colore, che credo sia una cantante, sinceramente non la conosco, però ha una voce molto bella, per quanto riguarda comunque il fenomeno appunto del politically correct della Disney. Allora, qui magari avrò dei commenti, come dire, sempre positivi o negativi, fatemi sapere voi qui sotto, ragazzi, cosa ne pensate di questa cosa. Però sinceramente, per quanto riguarda la fata turchina, che io me la sono sempre immaginata appunto bionda, comunque occhi azzurri, così via, trovarmela così, sinceramente, questo politically correct, non, in questo caso secondo me non serviva, perché la fatta turchina è quella e così deve essere, come non so, come la sirenetta Ariel deve avere i capelli rossi. Adesso vedremo come la faranno, però io sinceramente per questa scelta non sono d'accordo, pur comunque ammettendo che ha fatto la sua figura, perché comunque ha una splendidissima voce ed è la voce appunto principale della canzone chiave del film. Però ecco, questo effetto sinceramente non che non l'ho apprezzato, ma non era necessario, ecco, non era necessario. Mentre invece per quanto riguarda gli altri personaggi, parliamo di Pinocchio, il protagonista. Pinocchio è stato ricreato molto bene con la computer grafica, devo dire la verità, è un burattino che si vede quando gira la testa di 360 gradi, è un burattino che comunque si vede che è fatto di legno di pino, con le inquadrature, quelle ravvicinate, si vedono proprio le venature del legno, però, però sembra un pochino finto, nel senso, mentre nel live action comunque che abbiamo visto comunque degli italiani, il Pinocchio sembra fatto proprio di legno vero, e a volte è proprio usato costruito come proprio un burattino. Qui l'effetto è molto bello, però non so come dire, sembra leggermente finto, ecco, se vogliamo. Gli occhi che sono stati dipinti, che si muovono così e così via, sì, nel senso, ok, però sembra finto. Mentre negli altri live action, come dire, gli occhi sembrano proprio veri, nel senso, sono stati proprio ricreati proprio come se fosse una bambola, ecco, quindi questa cosa qui. Però comunque il lavoro di doppiaggio è fatto molto bene, Pinocchio comunque è fatto molto, è molto carino, non dire la verità, è proprio molto carino, lo guardi, è proprio tenero, ecco, quindi non ne possiamo dire niente. Quanto riguarda il Gatto e la Volpe, anche loro sono stati dei protagonisti che cantano la loro canzoncina, però anche lì degradati un po' così,
Non si parla per quanto riguarda del campo dei miracoli, queste cose qui, insomma, dell'albero e così via, che è una cosa di Collodi, però magari potevano aggiungere. Mentre ci ho apprezzato molto il fatto che hanno aggiunto dei personaggi nuovi per dare comunque un pochino di diversità al film, ovvero il fatto che il paese dei Balocchi comunque è un paese in cui non ci sono, cioè non è che diventi cattivo perché, cioè diventi un asino perché sei un ignorante, ovvero sì, però comunque sono delle ombre strane che rapiscono i bambini, li trasformano in giochini, e poi la figura di un'allieva di Mangiafuoco che con una propria, che anche lei zoppa, parla, dialoga con Pinocchio attraverso una marionetta del quale poi dopo Pinocchio scopriamo si innamorerà. Quindi quel personaggio è molto carino e molto ben costruito. Troviamo appunto questa anche mini love story fra Pinocchio e questa sua nuova amica, questa sua nuova, come dire, fiamma, ecco, se vogliamo. Per quanto riguarda poi tutto il resto, anche la balena è stata ricostruita, mostro marino, non è una balena, vabbè, anche lì insomma ho un pochino da dire, però comunque per quanto riguarda la realizzazione grafica, soprattutto del paese dei Balocchi, è un ottimo film, cioè a livello grafico è uno dei migliori live action, se vogliamo, della Disney in confronto a tanti altri che magari avevano una storia un po' più, come dire, molto più solida, ma una grafica pessima. Questo invece comunque è molto molto ben fatto, e l'unica cosa che ho da dire, ecco, è il fatto del finale. Nel finale si vede appunto che escono dalla balena, riescono a sopravvivere, eccetera, eccetera, però non si vede il fatto di che Pinocchio diventa un bambino vero. Il grillo parlante dice soltanto, vedremo se Pinocchio diventerà un bambino vero o no. Tanti dicono che l'ho diventato, ma insomma, lo dovete scoprire da soli. Ecco, questa qui, come dire, è un messaggio che vogliono dare appunto ai bambini, come dire, del fatto che siete voi stessi che fate il vostro futuro, insomma, non è per quanto riguarda un incantesimo, queste cose qua delle fate, ma è per quanto riguarda la vostra condotta. Ecco, questo è un bel messaggio, però magari, ecco, vedere come realizzavano Pinocchio con la computer grafica da bambino vero mi sarebbe piaciuto vederlo, invece non lo vediamo. Vediamo tanto che i due tornano a casa allievi, come dire, felici e contenti, ma non nella mano Luigi e Geppetto. Vabbè, insomma, quindi ragazzi, questo live action della Disney io lo promuovo, comunque mi è piaciuto, però non è uno dei live action, come dire, più belli che hanno fatto, secondo me, della Disney. Comunque sufficiente. Fatemi sapere, ragazzi, qui sotto nei commenti se a voi vi è piaciuto questo live action, quali sono le vostre opinioni inerenti a quello che ho detto io, se avete delle opinioni discordanti. E mi raccomando, vi invito sempre a iscrivervi al nostro canale YouTube e non perdere tutte le novità per quanto riguarda questa nostra nuova edizione dei Signori On Demand, appunto 2022. Vi ringrazio della visione e vi do un saluto e vi aspetto la nostra prossima puntata. A presto!